meraviglioso. Bene, continuiamo il nostro viaggio nel mondo della sposa e ci troviamo a Terlizzi, la cosiddetta Sanremo del Sud. Perché? Qualche piccolo suggerimento per aiutarvi a scoprirlo. Si chiama Desideri Fioriti, questo luogo incantato dove il profumo dei fiori fa da perfetto corollario alla tavolozza di colori intensi che qui si possono osservare. Mario, è davvero un posto incantato da sogno questo, ma da dove nasce Desideri Fioriti e perché? Desideri Fioriti nasce il 1994, il nome è per far sì che tutti i desideri si realizzano in questo luogo, come lei ha detto, incantato. Mario, quali sono le varie tecniche per la realizzazione di un bouquet da favola? Le tecniche per un bouquet da favola, un bouquet da sposa da favola, sono diverse. Ci sono tecniche di bouquet realizzati con la ferrettatura o altrimenti altri bouquet fatti, come in questo caso, sono dei bouquet fatti con gli steli a vista. Stile a vista che è un bouquet molto molto spontaneo, perché poi alla fine tutto il bouquet viene visto come se fosse un mazzo di fiori preso dai campi e messo e assemblato insieme. Mario, come viene pensato un bouquet da sposa? Un bouquet da sposa viene pensato in diverse maniere. Prima di tutto va collegato al vestito della sposa. Vedere un po' il modello del vestito per poi prendere appunto degli spunti dallo stesso vestito per delle applicazioni o il modo in cui viene indossato lo stesso vestito per poi decidere insieme alla sposa come poter realizzare il suo bouquet da sogno. Quindi Mario, sei il primo a vedere l'abito da sposa. D'accordo con la sposa, sì, prima dello sposo, per poter realizzare un bouquet in simbiosi con lo stesso abito c'è bisogno che io guardi bene il vestito. Quindi un bouquet creato ad hoc, Mario, potremmo dire. Ma quali sono dunque le linee guida? Cosa una sposa ti chiede per avere un bouquet perfetto da sogno? Un bouquet per essere perfetto deve essere in sintonia con la sposa, realizzare le sue esigenze e i suoi desideri nel giorno più bello della sua vita è nostra competenza. Questo che stai ammirando in questo momento è un bouquet che esce fuori dalla logicità dei vari bouquet formali. Questo è un bouquet molto lineare, perché viene collegato a un vestito molto moderno, molto corto e anche molto originale. Bene Mario, per gli amici di Glamour hai realizzato qui in diretta questo bouquet da sogno, perfetto. Ma ispirato a chi? Ispirato a questa bella signora che oggi ho avuto il piacere di conoscerla e che mi ha intervistato. Grazie a te Mario. Il piacere è di completare questo bouquet con una bottoniera. La bottoniera che di solito viene data allo sposo, ma in questo caso, siccome c'è una bella donna, glielo offriamo a questa bella signora. Grazie, grazie Mario. Bene, ringraziamo Mario De Palma per i suoi preziosissimi suggerimenti e per averci ospitato qui in questo mondo incantato, ma il nostro viaggio nel mondo della sposa continua e ci spostiamo a Modugno per scoprire le proposte di Artefermo. Seguiteci! Siamo a Modugno. Artefermo Studio, fotografia e make-up è una realtà innovativa nel settore dei matrimoni. Pensate un po', nella stessa location troviamo tre soluzioni in una. Cosa significa? Ce lo spiega direttamente la signora Filomena Carbone. Quindi Filomena, Artefermo Studio è uno studio vero e proprio che si occupa della sposa nel giorno più bello. In che senso novità?
Allora, la novità di Arte Ferma Studio è proprio questa qui, cioè oltre a essere uno studio di fotografia molto all'avanguardia, c'è anche, ci sono io, la visagista dello studio, che il giorno del matrimonio si occuperà del trucco e dell'acconciatura della sposa per tutto il giorno del matrimonio. Significa che appunto arriverò a casa la mattina, la preparerò per quanto riguarda il trucco e per l'acconciatura e rimarrò insieme al fotografo tutto il giorno in modo tale da farla stare in ordine dalla mattina fino al taglio della torta, insomma fino a sera. Siamo l'unico studio esistente nel meridione a effettuare questo tipo, quest'ulteriore servizio. Bene Filomena, ora presentiamo il tema make up. Adesso te lo dimostro dal vivo. Perfetto. Ci sono delle tendenze, dei colori particolari che le spose ti richiedono per il giorno più bello? Allora, le tendenze esistono sicuramente, però la cosa migliore, insomma, per una sposa è che il trucco sia fatto in base ai propri lineamenti, quindi al proprio viso, e quindi i colori devono essere intonati sicuramente con degli accorgimenti al vestito, però la cosa più importante è proprio lavorare con il trucco sul viso, quindi sugli occhi, il taglio d'occhi della persona, perché se ci si pensa appunto che già la sposa quando esce dalla chiesa tra baci, abbracci, il riso che è, insomma, poi la lacrimuccia che comunque l'emozione sì, ci sta. È importante appunto che ci sia una persona che ti riprenda il trucco e quindi ti toglie quella lucidità di pelle che poi viene anche a crearsi, insomma, per l'umidità della giornata. Beh, possiamo dire che Arte Ferma è l'unico studio fotografico che è associato con il make-up. Con una visagista, sei l'unico esatto. Assistente in tutto il meridione. As far as I know, you're still alive. Even you don't even know the meaning of the. Quindi Filomena, dopo il make up c'è una bella acconciatura. E questa la curi anche tu? Beh certo, è fondamentale saper scegliere insieme, quindi questo significa che c'è uno studio. In questa sala trucco si faranno prove trucchi e acconciatura insieme, la sposa si vedrà proprio come quel giorno sarà. Nell'arco della giornata tu trasformi il trucco alla sposa, nel senso che... Spieghiamolo questa cosa, perché certo, carina. Certo, è importante. Quindi la mattina si parte con un trucco più leggero, con le diverse sfumature, per poi via via durante la giornata andarlo ad accentuare per arrivare alla sera appunto a fare un trucco più da sera, più importante. Trucco serale. È importante questa cosa. Così per quanto riguarda le acconciature, che succede? Quindi si parte con un tipo di acconcio la mattina e si potrebbe, sempre a discrezione della sposa, si potrebbe anche cambiare l'acconciatura al taglio della torta subito dopo quando si esce per appunto fare gli altri scatti durante la serata. Andiamo ad incontrare Amleto Raguso, che in Arte Ferma Studio qui a Modugno si occupa del settore fotografico.